motivo sempre allegri vi terrà. Cantando prenderò la scopa e dopo un po', invece di spazzare, di ballar con lei mi sembrerà. Oh, no, 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 metteteli nell'acquaio. Se voi cantate e fischiettate, il tempo volerà. Ciao ragazze, questo è il video di febbraio per la collaborazione con Tenera Loca Makeup. Questa volta abbiamo scelto Biancaneve. E, abbiamo scelto Biancaneve perché per entrambe a lei si addiceva un makeup abbastanza semplice, di classe, e quindi non pensavamo, insomma, fosse necessario esagerare questa volta, e visto che, come sapete, abbiamo quello di gennaio l'abbiamo fatto veramente da poco per varie motivazioni, e avevamo bisogno, insomma, anche di fare un video che potesse essere anche abbastanza, insomma, veloce. E inoltre, essendo un make-up molto molto portabile, e essendo che San Valentino è alle porte, ve lo straconsigliamo per quell'occasione. Infatti ricorda moltissimo il look di una pin-up, e quindi molto molto leggeri sugli occhi, una linea di eyeliner veramente perfetta, precisa, e poi questo rossetto rosso, rosso fuoco sulle labbra. E io penso che possa stare veramente bene con qualsiasi tipo di abbigliamento, e quindi credo anche che sia perfetto per quella serata. Posso consigliarvi però, magari al posto di utilizzare un rossetto, di indossare invece una tinta per labbra, perché essendo San Valentino sicuramente le vostre labbra avranno molto da fare, quindi meglio evitare di sporcarvi voi e di sporcare anche qualcun altro. E vi ricordo che, come sempre, trovate alla fine del video la foto di Giada, cliccateci sopra e andate a vedere anche la sua versione. Vi lascio il tutorial e ci vediamo la prossima volta, ciao! Cominciamo estendendo la base di Essence, I Love Stage. La mettiamo sia sulla palpebra e andiamo a mettere anche un po' sotto. Poi andiamo a stendere su tutta la palpebra mobile questo color vaniglia, e lo vado a fare con un pennellino da ombretto semplicissimo. Andiamo a portare anche sotto l'arcata sopraccigliare. Adesso, sempre con lo stesso pennello, cerchiamo di andare ad intensificare il colore con quest'altro beige qui, sempre un color vaniglia, di una tonalità leggermente diversa. Ora uso un pennello penna e vado a prendere questo color tortora. Ne vado a prendere poco per volta e lo vado a stendere nella piega dell'occhio, poco poco, sfumandolo molto bene. Andiamo ad intensificarlo sino a quando non raggiungiamo la tonalità che preferiamo. Con un pennellino da ombretto, ma piatto questa volta, vado a prendere un color cipria, lo vado a stendere sempre sulla palpebra mobile, ma nella parte più bassa, quindi quella più vicina, insomma, alle ciglia, all'attaccatura delle ciglia. E con un pennellino angolato vado a prendere invece un marrone e vado proprio, insomma, nella mia piega dell'occhio
Quindi se il primo colore l'ho sfumato per bene, questa volta invece cercherò di rimanere proprio nella piega molto, molto precisa. E adesso, sempre con lo stesso pennellino, vado a dare dei colpetti verso l'alto al colore per sfumarlo leggermente. E ritorniamo a prendere il pennello penna e a sfumare tutto per bene. Sempre col mio pennello angolato, vado a fare un miscuglio tra il tortora e il marrone, ne vado a mettere un po' sotto all'attaccatura delle ciglia, fermandomi raggiungendo quasi la metà. Poi vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare con questo avorio qui che ha dei riflessi sul dorato. Ne metto un pochettino anche nell'angolo interno. Adesso passiamo alla stesura dell'eyeliner, ne vado ad utilizzare uno liquido. Con una matita nera, una cajal, andiamo a delineare l'attaccatura delle nostre ciglia inferiori, arrivando sempre circa quasi a metà. Poi con un pennellino piatto la andiamo a sfumare. Adesso siamo il mascara. E se avete delle ciglia finte vi consiglio di tagliarle a metà e di metterne un po' soltanto alla fine. Andiamo a delineare le nostre labbra con una matita. E le andiamo anche a riempire. E adesso andiamo a stendere un rossetto rosso. Il fatto di aver steso prima una matita ci permetterà di far durare il rossetto più a lungo e di non farlo sbavare soprattutto. Andiamo a fare un po' di contouring ed io uso la bronzing powder di Essence, che è sempre la 02 Sunlight Mix, e vado ad utilizzare questa perché mi piace molto come terra, soprattutto in inverno, sulla mia carnagione, insomma. E la sto applicando col pennello angolato di H&M. Con questo è terminato, spero sia stato di vostro gradimento, ci vediamo al prossimo video. Ciao!